Stefano, oggi è una giornata importante qui ad Aravanditage in piazza Chierotti. I ragazzi cucineranno una bella occasione di visibilità per ben due istituti della città. Sì, assolutamente. C'è stata un'unione di intenti tra l'Istituto Alberghiero e l'Istituto Colombo. Abbiamo realizzato in tempi anche abbastanza brevi questa manifestazione. Abbiamo avuto l'appoggio del Comune, l'appoggio delle scuole, il nostro sponsor con Conad Ipermercato. Siamo riusciti a far tutto bene, veramente bene, siamo soddisfatti anche perché siamo un gruppo di ragazzi di 16, 17, 18 anni, quindi alla prima esperienza ce la siamo cavata. Come funzionerà questa mattina? Sono due squadre di 5 ragazzi, ognuna di loro dovrà preparare un menù completo, dall'antipasto al dessert, e verranno giudicati da 4 giudici secondo una rigorosa scheda di valutazione che hanno giudici competenti, ovviamente, tutto stile MasterChef. Una bellissima iniziativa, è la prima, ce ne saranno altre poi immaginiamo. Assolutamente, anche perché l'incarico a noi dura 2 anni, quindi nel corso di questi 2 anni saremo molto attivi sul territorio. Maurizio, una bella giornata per i ragazzi qui sul lungomare, una bella giornata di sole, bella iniziativa, tanta gente si sta fermando, siete soddisfatti? Sì, esatto, siamo molto soddisfatti, è un po' che stiamo cercando di organizzare questa piccola manifestazione, è organizzata interamente da noi ragazzi, ci siamo appunto impegnati per cercare i vari sponsor, appunto come ad esempio il Conad, per cercare di mettere su tutto bene, infatti ci sono anche qua i giudici, sta venendo una bella cosa, ci divertiremo, speriamo di attirare un po' di gente diciamo, e spero che vada tutto per il meglio. Una bella risposta che dice che i ragazzi talvolta non hanno iniziativa, non sanno cosa fare per passare il tempo, in questo caso un bel sabato organizzato da voi. Esatto, è anche qualcosa di diverso perché non capita tutti i giorni che un gruppo di ragazzi si metta insieme al comune cercando di organizzare una manifestazione di questo tipo. Sindaco, una bella giornata per i ragazzi, organizzata dai ragazzi qua in Piazzale Chierotti, quindi funziona, vuol dire che i giovani possono organizzare qualcosa. Certo, i giovani possono organizzare molte cose, la soddisfazione è tanta, la giornata va alla grande, sta procedendo tutto molto bene, è una delle prime iniziative del Consiglio Comunale, una grande iniziativa, soprattutto valorizzare i prodotti del nostro territorio, quali il basilico, appunto come diceva prima l'assessore Barbara Dumarte, e soprattutto valorizzare anche i giovani e quello che poi diventerà il nostro lavoro per quanto riguarda l'alberghiero. Una bella sfida tra ragazzi, quindi c'è anche un po' di competizione oggi. Sì, oggi c'è anche un po' di competizione, ci saranno i giudici del Colombo che giudicheranno i nostri piatti e la competizione non sembra, ma c'è.